questa non è cura. L'assegnazione di compito attraverso uno che dice ricapitolazione domande, pagina 253, qui è scappato il tratto, no? Con anziché lo slash 255, un modulo matrice, no, questa non è cura. I nostri studenti non sono delle macchinette, spiegagli il compito, scrivi qualche cosa per loro, prenditi del tempo per stare con loro e far capire che hai cura nei loro confronti e quindi spiega, scrivi 4-5 righe per spiegare bene le cose, non buttarle lì così, separa la virgola dalla maiuscola, cioè abbi cura in quello che fai. Poi può scappare l'errore, questo è normale, no? Si scrive, ci sono anche questi correttori ortografici micidiali, per cui cioè, si scrivono, alle volte non ti accorgi, vengono fuori dei messaggi pazzeschi, va bene, ma quello fa parte, ci si ride su, fa parte della vita. Ma quello che non può essere è che, cioè, il risultato può essere, diciamo così, non bello, no? Perché magari non può avere tutti i difetti di questo mondo, ma devono essere dei difetti, che una bruttezza, diciamo così, che non è ascrivibile all'intenzione di chi l'ha prodotta. Ecco, non deve essere ascrivibile alla tua intenzione, perché sennò è veramente brutto. Se no, la percezione del tuo studente è che tu te ne freghi. Te ne freghi perché se ami il brutto e non ami il bello, e non tendi al bello, ecco una tendenza al bello, vuol dire che allora perché si dovrebbe impegnare lui? Scusa, spiegatemi questo, per quale motivo? Lui dovrebbe fare un buon compito quando voi non fate un buon lavoro. Quindi bisogna riorganizzare tutto, ruotare il cervello di proprio completamente. E riconsiderare tutto alla luce di questo concetto. L'insegnamento opera nel campo della bellezza. E voilà.